è mai capitato di andare all'estero e avere paura di fare telefonate, di mandare messaggi, di andare su internet o di scrivere email, magari per i costi del servizio di roaming? Però se ci pensate, quando attraversate i confini dell'Unione Europea come lavoratori trasfrontalieri, quando andate a studiare in Erasmus, quando vi muovete tra i confini dell'Europa, non siete all'estero, siete in Europa, siete a casa vostra. Ed è per questo che è giusto che voi paghiate con le stesse tariffe di roaming che voi utilizzate nel vostro paese. Da oggi, roaming significa roam like at home. Significa essere liberi di pensare come cittadini europei, essere liberi di comunicare. E questo non grazie alla generosità delle compagnie telefoniche, non grazie alla generosità dei governi nazionali, ma grazie all'Europa e grazie alle istituzioni europee.